amici sportivi, ben ritrovati insieme a tutti i tifosi bianconeri su TVRS, anche un saluto agli amici che ci seguiranno poi sulla pagina Facebook di APTV. Benvenuti a Picchio Club, una settimana dove l'Ascoli coglie un punticino contro il Livorno che lascia un po' di amarezza, fa crescere un po' anche di preoccupazione tra i tifosi in una settimana che si era aperta con la convenzione firmata dal Comune e la società bianconera per altri 5 anni la convenzione con lo Stadio del Duca, ma di questo poi ne parleremo proprio in apertura. Prima con una raggiante Martina Micuccia al mio fianco. Buonasera. Andiamo a presentare gli ospiti con un interessatissimo Angelo Camaiani. Tornato a trovarci Angelo Camaiani, Tutto Sport. Ciao Angelo. Ciao, ciao a tutti. Molto, molto, sempre più interessante. Il microfono, sei talmente interessato che hai dimenticato. Sono talmente interessato che mi sono dimenticato il microfono, è l'effetto Martina. Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. L'avvocato Stefano Cappelli. Buonasera a tutti. E Gianluca Biondi, APTV. Salve a tutti. Allora, prima di andare a leggere i risultati, Martina, ti tirerò la linea e la parola per i risultati della classifica fra qualche minuto, perché partiamo subito per quello che c'è stato in settimana, una convenzione con il Comune di Ascoli per l'accordo raggiunto per altri 5 anni, e abbiamo raccolto anche le impressioni di sindaco e presidente dell'Ascoli Giuliano Tosti. Avremo una doppia intervista col presidente dell'Ascoli, una di carattere amministrativo riguardante lo stadio e il futuro anche del centro sportivo, e un'altra poi nella seconda parte dove invece parleremo di calcio. Andiamo a sentirci subito il sindaco di Ascoli, l'avvocato Guido Castelli, nell'intervista realizzata da Cristiano Pietropaolo. Quali sono le principali caratteristiche di questa convenzione tra il Comune di Ascoli e l'Ascoli Calcio? Allora, con l'Ascoli Calcio abbiamo lavorato veramente bene, perché l'attuale gestione ci ha messo a nostro agio ed è stato possibile, senza nevrosi, produrre dei risultati molto utili alla comunità, ai tifosi e all'interesse pubblico. Il modello è stato quello già utilizzato in maniera utile sia per la realizzazione della copertura della Tribuna Ovest, che è stata resa possibile grazie a un accordo di partenariato, così come del resto abbiamo usato lo stesso modello che ora ripetiamo per quanto riguarda i distinti est. Non vi sarà sfuggito infatti che da qualche settimana noi abbiamo tutta la curva nord a disposizione dei tifosi ascolani, con un segmento molto ridotto destinato alla tifoseria ospite, così in caso di necessità di avere veramente un'offerta di posti molto importante per i nostri tifosi. Detto questo, è fatto questa premessa e considerata l'importanza di fare una convenzione ponte importante, perché parliamo di 5 anni, abbiamo trovato questa soluzione. L'Ascoli riconosce annualmente 120.000 euro al Comune di Ascoli Piceno, ma questo denaro, che nei 5 anni porterà una quantificazione complessiva di 600.000 euro, sarà utilizzato unicamente per realizzare al meglio tutti quegli adeguamenti che necessitano per rendere il nostro stadio sia corrispondente agli standard di sicurezza che a quelli di comfort, quindi seggiolini, quindi spogliatoi, quindi nuova illuminazione, videosorveglianza. Voi sapete che le esigenze di sicurezza impongono ormai la serie labirintica di prescrizioni a carico degli esercenti di stadi. Noi saremo in grado, grazie a questa combinazione pubblico-privato, di corrispondere esattamente a queste esigenze crescenti e giuste, perché tutto questo è stato reso possibile anche ad una attenzione positiva che le forze dell'ordine, il comitato della prefettura ha sempre riservato alla tradizione dell'Ascoli Calcio, quindi inflessibilmente orientati al rispetto delle regole, ma attraverso una ragionevolezza che ha portato via via il nostro stadio, ripeto, fiaccato da un terremoto. Insomma, è stata lunga la storia del nostro stadio. Ora vediamo finalmente un progetto definito, che è merito soprattutto della
intelligenza dell'attuale governance della scuola di calcio. Stai parlando anche, continuando a parlare dello stadio, anche della fine della Tribuna Est, ma anche del progetto importante di Villa Sgariglia. Sì, insomma, sulla Tribuna Est devo dire a tutti gli ascolani che mi sarei veramente risparmiato volentieri questi ritardi che sono diventati anche tema centrale del nostro carnevale, ma così funziona. Quando uno fa il sindaco deve accettare il bene e il male, il buono e il cattivo, le cose dovevano andare sicuramente diversamente, ma voglio dire, questioni tecniche hanno fatto sì che insomma i lavori si potrebbero per così tanto tempo. La cosa importante è che questo campionato si finirà finalmente con qualche partito proprio nella nuova tribuna straordinaria, sono in lavorazione le balauste, l'ultima cosa che mancano, mentre invece per Villa Sgariglia abbiamo ricevuto una proposta della scuola di calcio che ci sembra molto interessante, la stiamo valutando, perché l'idea è quella di fare dell'intera area di Campolungo una cittadella dello sport che potrebbe a livello interregionale rappresentare un punto di attenzione importante e forte per tutti coloro che sono interessati al calcio, al ciclismo, perché è lì che realizzeremo il nuovo velodromo, alla cinofilia, perché è lì che c'è un importante centro cinofilo, e perché no anche più semplicemente alle attività di tiro al piattello, che collocheremo nel poligono di tiro che è oggetto di un restyling importante proprio in queste settimane. Un'area che consentirà quindi ad Ascoli di abbracciare il resto della vallata a partire dallo sport. Allora Stefano, eri presente a questa conferenza, no, che firma l'accordo per la convenzione con tanti progetti, abbiamo sentito il sindaco di Ascoli, fra breve sentiremo anche il presidente dell'Ascoli Calcio, tante novità. Sì, no? Dovrebbe essere il primo insomma accordo in vista di un, diciamo, un futuro accordo ancora più grande che ovviamente dovrà essere ratificato poi da chi avrà l'incarico di rivestire insomma il sindaco per i prossimi 5 anni e di tutta la nuova giunta. Credo che sia comunque un primo step per iniziare a utilizzare lo stadio, diciamo, esclusivamente per l'Ascoli Calcio, quindi per le partite dell'Ascoli Calcio. Verranno sistemati, penso, gli spogliatoi, verrà sistemata una parte della tribuna ovviamente d'onore, o comunque la tribuna VIP, e poi dovrebbe essere inaugurato finalmente, forse addirittura con la partita contro il Pescara, la nuova tribuna est, almeno da quelle che sono le ultime indiscrezioni. C'è stato anche confermato che la tifoseria che adesso occuperà la sud, siccome questa verrà smontata a fine campionato, si trasferirà per il prossimo campionato nella nuova tribuna est, e in attesa anche della nuova sud, che ecco, da quello che è trapelato insomma già c'è un progetto di massima che non condivido, perché a me non piacciono quelle curve dritte che stanno molto di anni 90. La curvaretta non ti piace? Non mi piace, quindi io preferirei fare una curva che congiunga, diciamo, le due tribune. Non so se sarò ascoltato, però comunque sia le intenzioni sono queste, insomma. Allora, Gianluca Biondi dice no, ma intanto soffermiamoci su, saranno, dice Castelli, saranno giocate alcune partite di questa stagione nella nuova tribuna, speriamo. Sì, giocatori che giocano dentro la tribuna in effetti faccio fatica a vederli, no, scherzi a parte. Sì, queste indiscrezioni dette dal nostro avvocato sono arrivate anche alle mie orecchie, quindi credo che ci siano tutti i presupposti per poter giocare forse o contro il Venezia o contro il Pescara. Tra l'altro penso che la società stia organizzando un evento, sperando che non porti sfortuna come di solito succede quando ad Ascoli facciamo qualche evento durante una partita, però dovremmo prima o poi pure sfatare questa sfiga tremenda che un po' ci attanaglia da diverso tempo. Comunque sì, grandi lavori per continuare questo progetto di rinnovamento dello stadio, del Duca. Stadio ha più volte sottolineato il fatto che con questa nuova società è molto più facile, semplice, sì, molto più semplice. Semplice. Probabilmente sì, perché evidentemente ci sono persone che forse ci lavorano più spesso e ci si dedicano di più, a partire probabilmente dal presidente Giuliano Tosti. Poi ricordiamoci che nel momento in cui riaprirà quell'ala del Duca, si riaprirà anche il traffico,
credo che poi all'interno della tribuna ci siano i posti, spazi per poter in qualche modo mettere situazioni tipo attività commerciali, un altro piccolo store dove insomma in qualche modo... ragionando penso pure su iniziare a valutare l'idea di mettere un piccolo museo con le cimeli dell'Ascoli Calcio, credo sì, tutte queste cose qua, ma... ci vorrà del tempo prima di... Che era un progetto in realtà partito in precedenza, poi dopo non c'è stato diciamo modo di poterlo in qualche modo fare, compiere in tutta la sua, perché si pensava a metterlo proprio sotto la sede in quel locale sfitto dove c'era dove si insegnavano l'inglese, se non ricordo male. Poi dopo invece questa cosa... proprio in virtù, pensando alla tribuna e quindi a questi nuovi locali, probabilmente si farà anche lì. Comunque anche da un punto di vista logistico finalmente si riapre un'ala che veramente un po' ci ha in qualche modo rotto le scatole per tutto questo tempo. Per tanti motivi, no? Piazzare lo stadio dove in su e in giù, non sapevi mai dove. Insomma, credo che tutto questo sia importante soprattutto per la città, per il fatto che comunque si continui a lavorare, qualcuno magari avrà modo di lavorare all'interno di questo progetto, anche perché, come diceva Stefano, poi ci sarà il trasferimento dei ragazzi della curva sud alla tribuna e proprio in virtù del fatto che la curva deve in qualche modo essere rifatta. Pensare ad una curva stile anni 90, dritta, eccetera, in un contesto come quello del Duca, anche a me sinceramente fa un po' sorridere, però magari le nuove tecniche di costruzione, io entro in un tunnel, in un campo sinceramente che non è il mio, però spero, mi auguro che tutto questo possa portare... Poi penso che se la società avrà poi la possibilità in prima persona di lavorare sulla curva, credo che pensare a una curva fatta ad inizio stagione prossima non sia così... utopia. Oddio, se ci è voluto tutto quel tempo per fare la tribuna. Lì dipende, però dipende da chi svolge i lavori, perché la tribuna, il problema era il problema di per quello. Anche il presidente Tosti, insomma, durante la presentazione ha rimarcato il fatto che uno stadio in gestione privata a una società sportiva ti permette di garantire dei lavori in tempi molto più veloci rispetto a quelli che sono ovviamente il codice degli appalti e quindi tutto quello che riguarda poi l'impiantistica pubblica. Non credo che si inizierà il campionato con la nuova curva, perché insomma sarebbe una vera sorpresa, però già in vista dell'anno successivo, secondo me, pensare di potercela avere pronta ti garantirebbe comunque di poter contare già su 15-16 mila spettatori, 17 mila spettatori, che è il minimo per un campionato, ragazzi, di Serie A. Diciamoci la verità, qui per arrivare a riempire uno stadio di 15 mila spettatori come minimo, altrimenti parlavo di capienza minima per la Serie A, che è il minimo requisito, poi eventualmente per sognare, perché comunque sarebbero tanti, insomma vediamo che anche in Serie B la media spettatori 6.000, 5.000, 7.000, facciamo fatica ad arrivarci, è vero, ecco quindi insomma anche in una partita come quella di domenica contro il Livorno, no? però voglio dire, se mettono 6.800, credo, se dovessero mettere cioè se veramente esistono, come credo che esistano, delle nuove tecnologie per far sì che i lavori si facciano in 4 e 4 8, mi viene a pensare alla curva sud attuale che con 4 tubi insomma in breve tempo si è riuscito a metterla su. Probabilmente ci sarà qualcosa, io non lo so, però ce l'abbiamo qui, ce l'hai alle spalle questo. Gianluca sa qualcosa di più. Ancora legato ai gradoni di cemento. Io non so niente, solo che ricordiamoci che Rozzi lo fece con 2 giorni, lo mise su le curve, ricordiamoci questo. 90 quindi, giorni. Quindi, due, no. Come dice Stefano, se c'è la volontà e c'è... a trattativa privata, avendo lo stadio di proprietà, puoi lavorare in un certo modo, no? Poi tu sei l'esperto a livello tecnico di queste situazioni, però io credo che non verrà riaperta la viabilità, perché poi riapre la est, ma se devono smontare la sud, la viabilità quindi, la bloccherebbero dopo una settimana, diciamo. Io credo che la viabilità non riapra. Mannaggia. Io spero che da quello che ha parlato Tosti, Giuliano,
Io credo che per il 2020, i primi tempi, cioè i primi mesi del 2020, possa esserci già la prima posa della prima pietra per la Sud. C'è da capire come farla. Io, da quello che ho capito, siccome la Est purtroppo è stata fatta in questo modo, devo fare una tribuna, una curva che... Molto simile. Sì, però che magari faccio un bravo, ecco, in modo obbrobrioso, sì, faccio un giro, diciamo che... Faccio un giro, scusami Enrico, faccio un giro che si riavvicini un po' alla tribuna Est e alla tribuna storica. Allora, ne ha parlato... Però ti volevo dire che si parlava di spogliatoi, da quello che avevo capito, sotto la Est ci andrebbero i nuovi spogliatoi, vi risulta a voi? È probabile, perché poi vogliono mettere a posto, perché hanno bisogno di cure gli spogliatoi che sono attualmente quelli anche della... per un'area ospitalità, cioè hanno bisogno di spazi anche per utilizzeranno gli ospiti. Esatto, utilizzeranno anche il contesto nuova tribuna per rimettere a posto quella che è la tribuna coperta, perché ha bisogno di cure, ci sono delle infiltrazioni quando piove, comunque dentro agli spogliatoi. Perché l'idea è quella di portarla a quasi a livello panchine, no? Come un po' si vedono negli stadi, esatto, di Bergamo, esatto. Firenze, con, quindi salterebbero con anche gli distinti, no? I distinti, sì, il parterre i distinti parterre, sì. Ha parlato di stadio, ha parlato anche di centro sportivo il presidente dell'Ascoli, Giuliano Tosti, intervistato da Gianluca Bion. Con il presidente dell'Ascoli Giuliano Tosti alla presentazione della firma della convenzione per lo stadio del Duca. Il dato è tratto? Sì, c'è stato stupore per questa convenzione chiusa in tempi brevi, però come ho detto in conferenza si sono trovati tutte e due le parti abbastanza d'accordo su come impostarla e alla fine non ci sono state difficoltà di sorte. Ecco, quando c'è volontà, alla fine possiamo dirlo, le cose si fanno anche in tempi brevi. Io penso che sia la cosa più grande, la volontà, il buon senso delle persone, poi alla fine fa crescere i progetti. Tu, prima di essere il presidente dell'Ascoli, sei uno dei più grandi tifosi. Questo è un regalo per la tifoseria, ma anche per la città? Sì, è un regalo che si è fatta alla società, di conseguenza per i tifosi. Il sogno mio e quello di Pulcinelli è di avere uno stadio di proprietà, ma tecnicamente non era possibile per problemi di amministrazione pubblica, perché questa giunta viene in scadenza a giugno e tecnicamente costruire una procedura per la vendita di uno stadio occorre molti mesi. Quindi si è proceduto ai 5 anni, di cui ci siamo impegnati a rendere un po' più confortevole lo stadio. Il Comune si è trovato subito d'accordo e alla fine la cosa si è conclusa positivamente. Diciamo che questo è un primo mattoncino per poi in futuro prendere il Del Duca come stadio di proprietà, possiamo dire questo? Sì, è il nostro sogno, ma anche l'orientamento di molte società professionistiche, ma è anche una volontà della Lega. Circa un mese fa è uscito un articolo della Lega che cercherà in questi anni di far sì che le società di calcio diventano proprietari dello stadio e di avere un centro sportivo proprio. Ecco, con questa convenzione quali saranno le migliorie da qui nei prossimi anni? Lo stadio, l'ho detto già in conferenza stampa, noi abbiamo il problema della curva sud, che forse è l'unico stadio d'Italia a aver riportato danni dal terremoto. Ci siamo messi a disposizione di prenderci noi l'onere di costruire la curva sud con una convenzione di partenariato col Comune. Il segretario, ci sentiamo quasi ogni giorno per far sì che questa procedura si possa sbloccare. Il mio sogno è di ridare una curva sud nel minor tempo possibile ai nostri tifosi e soprattutto una sud confortevole e dotata di una copertura. Ecco, dopo la sud e la tribuna est ci sarà poi un restauro della tribuna centrale, la tribuna storica. Sì, ma quello è molto legato però alla realizzazione della curva sud.
perché abbiamo una tribuna d'onore che è, diciamo che è un pezzo più vecchio dello stadio. Poi abbiamo la nuova tribuna che ha una particolarità di essere metallica con dei travi particolari, quindi noi la curva la dovremmo in qualche modo costruire che vada bene, che vada a baciarsi bene con lo stile della tribuna e di conseguenza rilegare un po' la parte vecchia dello stadio. Quindi ci stanno sviluppando dei lavori anche degli architetti di Ascoli, vediamo il progetto che esce fuori. Quindi un Ascoli lanciato verso il futuro, stadio, e poi il sogno è Villa Sgariglia, ma qui, tra virgolette, purtroppo dobbiamo aspettare la prossima amministrazione comunale. Non credo, io sono un po' più fiducioso per Villa Sgariglia, perché già abbiamo manifestato con una lettera di interesse circa 40 giorni fa al Comune, e ci stanno lavorando per far sì che renda questo terreno fondo agricolo in un fondo sportivo, e poi c'è soltanto da mettersi d'accordo per un contratto di affitto, quindi la vedo molto più snella la parte di Villa Sgariglia che la curva sud. È un po' uno dei tuoi sogni Villa Sgariglia, far diventare il centro sportivo, il centro nevralgico dell'Ascoli Calcio? Sì, è il sogno mio e di Pulcinelli. Ripeto, Pulcinelli è un esteta, un amante del bello, quando gli ho fatto vedere la villa si è innamorato molto, molto di questo bellissimo edificio. E il fascino di metterci una società di calcio antica è un connubio straordinario, anche perché forse una dimora così in una città come quella che può essere Roma, Verona, Venezia, costerebbe un'infinità di soldi, invece avendo questa bellezza particolare in un centro piccolo come quello di Ascoli, per una società di calcio come l'Ascoli, per una società di Serie B, è abbastanza realizzabile. Abbiamo ascoltato anche il presidente dell'Ascoli Calcio, Giuliano Tosti, che ha parlato, oltre che dello stadio, del possibile nuovo centro sportivo. Ne aveva parlato anche nella precedente intervista il sindaco Castelli. E, Villa Sgariglia sembra un po' incanalata come nuova sede di, non solo del centro sportivo dell'Ascoli, ma di tutto un po' lo sport piceno, no? Si parla addirittura anche, ha parlato anche di un velodromo, di varie strutture. Beh, sul velodromo io sì, poi ho una mia idea, perché magari adesso ci sono quei campi, perché poi sfruttare tutto questo per un velodromo, per carità, che dei ciclisti, di chi fa questo sport, ci mancherebbe, però insomma ad Ascoli le utenze, come dicevamo prima con Stefano, sono ben altre. Bel quindi, palazzetto dello sport da... Ma visto e considerato che c'è un progetto di prendere questa grande struttura che si trova, no, in un posto meraviglioso con tanto verde, dove in effetti uno può costruire, mi viene in mente il palazzetto dello sport di cui parlavi tu, ma anche dei campi semplici da calcetto polivalenti, magari, che, no, di quelli insomma ad Ancona. Ad Ancona guardavo ieri il telegiornale, c'è un palazzetto, credo sia il migliore in Europa, dove ci si allena la pista coperta, quello Tamberi. Mi sfugge l'atleta salto, del salto in alto, quello che ha la barba, c'era... non come la tua, esatto. Ci fanno i campioni italiani indoor, dice, tutti quanti, questo veniva intervistato insomma da tutta Italia, anche in Europa, insomma, vengono qui ad allenarsi perché è una struttura migliore, un'eccellenza. Quindi dico, ma per quale motivo poi noi Da quello che si è capito da questa presentazione, anche da quello che ha detto il Presidente, la priorità è fare i campi per l'Ascoli. Poi c'è un percorso, perché l'area è vasta, e all'interno c'è un percorso intorno ai 6 chilometri. Percorso benessere che a me a te anche no, percorso, no, percorso proprio è il velodromo, si parlava di ciclismo su questo percorso, un percorso per mountain bike, un percorso per le camminate, perché pare che ci sia un percorso di 6 chilometri, quindi questo non è che si parlava di velodromo, anche perché mi sembra... L'ha detto Mario, no, mi sembra improprio. Veramente l'ha detto Giuliano. No, l'ha detto il sindaco. Tosti non ha detto, non ha parlato di Velodromo. Ah, okay. Paolo
si parla di velodromo. Velodromo. Sindaco è uscente, quindi il velodromo è a Monticelli, diciamo, quindi credo che basti avanzi, anche perché è il velodromo della federazione. Quindi. E quindi si parla, la cosa più importante è ristrutturare, cioè fare i campi di calcio, perché l'Ascoli si vuole spostare giù. E da quello che si è capito sposterà tutto giù, pure gli uffici. Andranno pure gli uffici giù, no? Alla fine finiranno questa diatriba sulla... Sì, poi adesso è uscita questa sentenza da poco, per cui io poi fra l'altro non l'ho ancora letta, però pare comunque aver riconsegnato tutta la proprietà agli ex eredi di Del Duca, quindi anche lì si dovrà prendere una decisione, per cui... Si conoscono questi eredi? Sì, ci sono, però in realtà lì il discorso è un po' più complesso, perché ci fu una donazione che poi non era stata mai recepita, quindi anche su quello... Ma da Madame Simone, no? La moglie... Tu rientri dagli eredi? No, purtroppo no. Se no la lascia da lì la sede, ci mancherebbe. Faremo chiarezza magari nelle prossime puntate su come... È una cosa che va avanti ormai da... Sì, da tanti anni. Da tempi di Benigni, credo, no? No, da prima, anche da prima. Subito dopo la morte di Rozzi, sì, perché dovette tornare ad Ascoli per un impegno che aveva qui. Poi quando tornò, siccome lei era molto legata alla figlia di Orlini, che morì in quei giorni proprio per un incidente, e quindi poi non fu fatto niente, da lì a poco poi Madame Del Duca morì, e quindi questa donazione rimase un po' vacante, perché era stata comunque... data alla società che avrebbe rivestito la società, prima società di calcio di Ascoli, e quindi il comune comunque su quel bene aveva questa indicazione di massima del vecchio Del Duca. Comunque a parte quello, l'idea da quello che ho capito della società è quello di spostare tutto lì, perché comunque una residenza storica, una società storica, ci sarebbe questo grande viale che porta la villa. L'idea sarebbe quella di fare una piccola, insomma, realtà subito fuori Ascoli, perché comunque è molto vicino. Però quello che ti voglio dire, la storia, le cose, va a finire fuori Ascoli. Non sarà più la società di Corso Vittorio, ma la società di Campolungo. Della via Salaria. In centro prenderanno un ufficio come il Milan, no? Il Milan ha la sede in centro, vabbè, hanno fatto adesso il palazzo, però per dire, hanno fatto prima, erano, no? Prima di Casa Milan, faranno una sede, diciamo, di rappresentanza in centro, il quartier generale, come Milanello, come a Piano Gentile, come, no? Credo che, ma sia, è anche logico, no? Che c'è questo a me fa solo ben sperare, perché significa, quando si parla di futuro, significa che c'è qualcuno che sul futuro investe e programma. La cosa importante, sono i campi di calcio, perché una squadra di calcio deve avere i campi, sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Cosa ci vorresti in questo centro sportivo? Ah, io sono amante della pallavolo. Quindi... È un palazzetto, un campo da beach. Sì, un campo da beach, perché no? Meglio in costume, no? Mica male, sì, sì. I tornei, dici tu, che poi si possono organizzare, no? Bene. Sempre queste battute scurrili, cioè, esatto, parliamo di calcio. Di calcio, Martina, e quindi a te la lettura dei andiamo risultati. Andiamo a vedere i risultati. Perugia-Verona 1-2, Cittadella-Pescara 4-1, Cosenza-Brescia 2-3, Lecce-Foggia 1-0, Spezia-Padova 0-2, Ascoli-Livorno 1-1, Cremonese-Benevento 1-0. Stanno giocando Venezia-Palermo e riposa il Carpi. Classifica. In testa alla classifica troviamo il Brescia con 50 punti, a seguire il Palermo con 45, a pari merito con il Verona. Playoff: Lecce 44, Pescara 44, Benevento 43, Cittadella 39, Perugia 38, Spezia a pari merito con la Salernitana 34 punti, Cosenza 33, Ascoli 31, Cremonese 30, Livorno 27, zona playout Foggia a pari merito con il Venezia con 26 punti, Crotone 26, chiudono la classifica il Padova con 23 punti, l'ultimo in classifica il Carpi con 22 punti. Beh, come spesso capita, Angelo, un campionato che... affascinante questo della Serie B, sempre molto bello, così come la scorsa stagione, anche quest'anno non c'è squadra che molla dietro. Ma partiamo dalla vetta, no? Che il Brescia è vero che la fortuna va cercata, se ne sta passando il Brescia, nel senso sarà il quarto o quinto risultato che riesce a ottenere nei minuti di recupero, no? Bisoli, come qui al Del Duca, regala 3 punti al Brescia, che al primo tempo era sotto 2-0. Come dici tu, probabilmente questo campionato di Serie B oramai ci ha abituato a situazioni quasi sempre imprevedibili, tranne in questo caso il Brescia, che insomma sembra sia quella più accreditata alla vittoria finale.
tutto il resto vaga intorno a un grosso punto interrogativo, play-off, play-out, chi retrocede. Credo che cioè non si possano fare pronostici, perché magari quella che attualmente naviga tranquillamente nei play-off, da qui alla fine del campionato magari si ritrova a dover in qualche modo lottare per i play-out. In mezzo ci metto anche l'Ascoli, perché poi io continuo a credere, forse sarò Lo ha detto anche Padella nell'intervista, che guarda sia la parte sopra che la parte sotto. Non che guardi la parte sopra, io sono convinto che l'Ascoli non farà fatica a salvarsi. Di questo sono convinto, perché comunque la squadra tra l'altro si esprime molto meglio quando gioca contro avversari più forti, piuttosto che quando... E lo vedremo a breve perché abbiamo questo filotto di partite, insomma. Ce ne abbiamo tre, una peggio di un'altra. Però negli ultimi anni abbiamo sempre risposto presente proprio in queste partite. E quello è importante, credo. Sì. Io infatti volevo porre l'attenzione su questo. È vero che il campionato è ancora lungo, anche se insomma rispetto agli anni scorsi un po' meno. Però l'Ascoli ha già giocato contro quasi tutte le squadre che stanno in fondo alla classifica, perché ha giocato col Carpi, col Foggia, col Livorno, con la Cremonese, con il Cosenza e con la Salernitana. Praticamente non ha giocato con nessuna squadra che ha dal settimo posto al sotto primo. Sotto ne mancano tre. Quindi sostanzialmente è vero quello che diceva Angelo, ma per un discorso secondo me proprio di interpretazione della partita, perché non siamo abituati a imporre il nostro gioco, uno perché probabilmente non abbiamo gli attaccanti per poterlo fare, due perché è una squadra che fatica a costruire e solitamente gioca meglio quando ha spazio, quando può ripartire in contropiede o quando comunque c'ha magari la superiorità numerica in avanti. Quando invece deve fare la partita, come abbiamo visto poi anche contro il Livorno, diciamo che manca qualcosa in più, o si accende Ninkovic o c'è qualche calcio piazzato, come è avvenuto poi con le due o tre occasioni che ci abbiamo avuto contro il Livorno, oppure una squadra che fa fatica. Io ho sentito Vivarini dichiarare che hanno, insomma, la squadra aveva creato tantissime occasioni, tanta voglia, tanta applicazione, però questo insomma grandissimo gioco io non l'ho visto, ed è la cosa che mi preoccupa, perché magari rispetto all'inizio campionato una piccola involuzione di gioco c'è da dire Stefano, che come ha sottolineato anche l'allenatore Vivarini, il Livorno ha giocato una partita un po' la messa sulle cattive, marcava uomo anche a centrocampo, perché se sono andati fuori fase Adda e Troiano, che di solito insomma, no? Sì, è vero che loro avevano un sistema di gioco diverso, perché a centrocampo avevano 5-6 uomini, bruttarello da vedere, bravo. Però giocavano anche di prima la palla, perché comunque avevano 3-4 ragazzi, cioè ragazzi, 3-4 anzianotti. Beh, che Valiani, De Luci e Diamanti 100 anni in tre più o meno, quindi però quando toccavano la palla 120, di prima 120 forse. Quando toccavano la palla di prima abbiamo visto che comunque la qualità ce l'avevano. E stiamo a vedere, perché obiettivamente insomma vogliamo essere fiduciosi e cercare di, però è un momento delicato, speriamo di uscirne, perché poi adesso avremo Verona, Lecce e Benevento, se non sbaglio, sì. Poi andremo a Padova. Anche alla fine del campionato sarà dura, perché avremo più Crotone partite fuori, Crotone ultima giornata, che in casa. Sì Crotone ultima giornata, però guardavo l'altra volta il calendario, proprio ce ne avremo tipo viene il Palermo, sì, c'hai cioè una serie di partitacce. Attualmente non esiste partita facile, abbiamo più partite fuori alla fine, proprio le ultime 5 partite, sì. Credo che ne siano, non so se 4 fuori e una in casa o 3 fuori e una in casa. E stavamo iniziando anche a dire con Mario prima fuori dai microfoni che negli scontri diretti contro le presunte dirette concorrenti non stiamo messi benissimo, perché sì, con il Livorno siamo in svantaggio. Con il Padova, per ora il Padova ha vinto in casa, quindi già siamo in svantaggio. Contro il Foggia siamo in svantaggio. L'unica è la Cremonese, che ci ha regalato 6 punti, però diciamo in linea di massima con le altre stiamo tutti in sofferenza. Ci fermiamo per il break pubblicitario e poi parleremo un attimo anche dei casi Foggia e Spezia. Abbiamo Stefano che ci dirà qualcosa. Foggia. E poi entreremo anche nel merito di quanto è successo Foggia domenica. Pubblicità. Voglio arrivare alla scuola di più.
Allora, riprendiamo dopo il break pubblicitario, perché comunque no, affrontiamo anche questo discorso che negli ultimi anni in Serie B, Stefano, ha contraddistinto un po' il campionato. Quest'anno sia all'inizio stagione che anche verso corso, la fine, sì. No? Già, infatti, ieri uscendo dallo stadio i primi tifosi iniziano a dire ci toccherà anche quest'anno aspettare gli esiti. Vabbè, il caso Foggia è un poco un caso, nel senso che comunque sono mesi che si sa che il presidente ha questi problemi di natura penale, quindi ci ha avuto la confisca dei beni. Da quello che so la società non è nemmeno così florida e quindi la scadenza del 16 marzo probabilmente non verrà rispettata. E si temono insomma comunque i punti di penalizzazione e tutto quello che ne conseguirà poi in termini insomma. La rinuncia agli stipendi può evitare questo oppure? Ma tecnicamente sì, però non credo che si riesca in 3-4 giorni a organizzare una cosa del genere, per cui anzi temo che la scadenza insomma di marzo sia ormai in procinto di non essere rispettata. 4 presumo punti, anche no? Le successive diceva Tommaso in un'intervista, 4 sì punti. Con tutto quello che ne consegue, perché poi i giocatori insomma poi con l'allenatore che è appena stato esonerato ci avranno sicuramente dei contraccolpi su questa vicenda. Invece un'altra cosa... La macchina di Iemmello data in fiamme. Anche del presidente. Invece un'altra cosa è quella che riguarda lo Spezia, che ha questo tesseramento che si ritiene irregolare e per cautela non sta facendo giocare più il giocatore, perché ovviamente diciamo questa penalizzazione potrebbe riguardare soltanto le gare non omologate che l'hanno visto scendere in campo. E al momento è solo quella con il Livorno, perché le altre sono... nessuno ha fatto ricorso su questo trasferimento, sì, quindi lo Spezia in maniera prudente non lo sta facendo più giocare, per cui insomma si rischia di vedere il Livorno prendere altri 3 punti e quindi con tutto quello che ne conseguirebbe insomma. Rimane fondamentale la vittoria di Cremona comunque. Beh, se, sì, se non l'abbiamo sì. detto, perché se non ci fosse stata quella vittoria oggi saremmo... E comunque sono andato a vedere il calendario, scusami Stefano, ce ne abbiamo... 3 fuori e 1 in casa, perché il 27 aprile giocheremo a Cittadella, poi andremo a Brescia il 1 maggio, giocheremo in casa con il Palermo il 4 maggio e chiudiamo a Crotone l'11 maggio. Quindi le ultime 4 partite sono 3 fuori. Quindi dobbiamo rifare il Brescia per una promozione anticipata. Sì, anticipata. Sì, come l'anno scorso che poi pensavamo chissà che, no? Sì, perché loro fanno festa in casa e ci danno 3 punti, no? Certo. Beh, dai. La vedo difficile. Vabbè, dai, ci può pure stare, voglio comunque, dire. Allora, nella fantasia di chi come noi. Proprio prima della trasmissione. Noi amiamo sognare. Proprio poco prima della trasmissione, ho intervistato Giuliano Tosti, il presidente dell'Ascoli, per parlare ovviamente solo di calcio. L'abbiamo già ascoltato per parlare un po' di quello che è lo stadio, la convenzione, il centro sportivo. Con lui invece abbiamo parlato di calcio giocato e della partita con il Livorno pareggiata 1-1. Andiamoci ad ascoltare il presidente dell'Ascoli, Giuliano Tosti. Siamo con il presidente dell'Ascoli, Giuliano Tosti, subito dopo il match, il pareggio interno contro il Livorno che ha lasciato un pizzico d'amaro in bocca dopo comunque un buon primo tempo della squadra. È vero, una partita a 2 velocità, un primo tempo bene, convinti, fatto con forza, determinazione, un secondo tempo pare che la squadra non abbia avuto la forza sia fisica e mentale di ripetere il primo tempo. Ripartendo dal bel primo tempo, davvero piacevole, no? Uno dei pochi primi tempi giocati con questa intensità e merito anche dell'avversario, cioè 2 squadre che si sono comunque affrontate a viso aperto con un super Beretta, forse il migliore di questa stagione. Vero, si inizia a vedere trame di giocate tra scambi tra attaccanti, con forza, vivacità, una buona tecnica. Abbiamo affrontato un avversario scomodo in questo tempo, per il Livorno in questo periodo è difficile da affrontare, ma voglio rimarcare che è così tutto il campionato, non è un campionato facile, è un campionato molto difficile. L'altro giorno parlavo anche con il presidente dello Spezia, diceva che effettivamente il campionato di quest'anno non puoi mollare 10 minuti in una partita che ti ritrovi sotto i 2 gol. È un campionato molto duro e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. La vittoria sarebbe stata necessaria anche per ritornare a vincere tra le mura di casa. Il primo tempo è stato fatto bene e il secondo è andata come è andata, però alla fine... prendiamo questo punto, muoviamo la classifica
e prepariamo la gara per il Verona. Mi rubi una domanda, anzi mi dai l'assist per una domanda. Hai parlato col presidente dello Spezia, è preoccupato su questo caso Greghe? Oddio, qualche pensiero ce l'hanno, ma non abbiamo parlato di questa cosa, di altre cose, però effettivamente quando si ha queste problematiche per una società è sempre scomodo. Allora, abbiamo parlato del bel primo tempo, anche se condito da un paio di amnesie difensive, in particolar modo sull'occasione a Rajevic e poi sul rigore che si è conquistato e trasformato poi diamanti. Sì, abbiamo avuto due imbucate veloci del Livorno, la prima due mezze sbucciate. È un'espressione che pensiamo più alzare il braccio a dire fuori gioco anziché proseguire nell'azione. Ma guarda, quando gioca la coppia Brosco-Padella sono due terzini centrali che tendono ad attaccare l'attacco, quindi giocano molto alto, hanno stesse caratteristiche, quindi a volte è facile che si prenda delle imbucate dietro, come abbiamo preso anche alla fine del primo tempo che Frattesi ha fatto un'ottima chiusura. Però questo determina un fatto che tu riesci a spostare la squadra un po' più avanti, averla più corta. A volte ci sono dei rischi su dei moduli, però è così. Secondo tempo ci aspettavamo sicuramente un altro Ascoli, forse è prevalsa anche la paura di perdere, posta in palio pesantissima, però è uscito fuori anche il fattore arbitrale, che non è la prima volta quest'anno, un doppio giallo a Murillo non concesso, che fa gridare vendetta, perché è davvero scandaloso il secondo cartellino non dato. Sì, ricordo la prima domanda, alla fine l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, pare che sulla testa dei calciatori da tutte e due le squadre è subentrata il buon ragionamento di prendersi il punto. Ma a volte se torniamo indietro e vediamo partite come quella della Salernitana, che a volte andare a 1000 per cercare di vincere la partita e poi si perde e poi tornare indietro e dire un pareggio era buono, alla fine abbiamo tenuto un po' il Livorno sotto di noi, abbiamo preso il punto, abbiamo fatto il quarto risultato utile consecutivo, mosso la classifica, una giornata di meno al campionato, prendiamo anche le cose positive di questa giornata. Però non mi hai parlato dell'arbitro. L'arbitro, io penso che quest'anno è uno degli anni peggiori per l'Ascoli, noi abbiamo sempre questa difficoltà, questo cattivo rapporto con gli arbitri, ma soprattutto tra le mura amiche. L'hanno visto tutti quel fallo, anche Breda che l'ha sostituito dopo un paio di minuti. Dopo due o tre minuti l'ha sostituito immediatamente perché ha capito che era l'uomo a rischio, ma la posizione dell'arbitro era ideale per vedere tutto, impossibile non tirar fuori un giallo su quel fallo, però è così, non ci possiamo appoggiare e non dobbiamo innervosirci su queste cose che non è capitato per caso, non è capitato mai e capiterà spesso, quindi dobbiamo andare oltre questi episodi. Anche un rammarico non vedere ancora Ciciretti nella sua, non so, condizione ideale, forse. Sì, è vero. Il secondo tempo, effettivamente, quando è entrato Ciciretti, la squadra un po' aveva mollato, e si è pensato a scavalcare il centrocampo, palle per lui non ideali, è un calciatore che deve essere servito pallone buono tra i piedi, però sicuramente troverà il suo spazio, le sue giocate, i suoi tempi e troverà anche i suoi gol. In coda corrono un po' tutti, Padova e Crotone, due vittorie esterne. Sì, corrono, però adesso nei prossimi cinque giornate ci sono molti scontri diretti, quindi guardiamo le prossime 3-4 giornate e poi vediamo a che punto sta la classifica. Noi dobbiamo, il girone di ritorno io dico sempre che un punto vale due, quindi dobbiamo cercare sempre di muovere la classifica. Grazie Presidente. Allora, abbiamo ascoltato il Presidente Giuliano Tosti. Però ci devi raccontare che ha detto, no, perché non è vero che l'hai già ascoltata e sentita, nonostante scherzo. Hai preferito una sortita fuori campo con Martina alla parte finale dell'intervista. Avrei voluto vedere dove sono te. Uscite le cose più importanti. Allora, giusto Martina, confermi. Ricordamele però. Aspetta, mi sono allora, sfuggito. Si parlava intanto del bel primo tempo dell'Ascoli contro il Livorno, che dobbiamo sottolineare, dai, c'è stato, ma al di là del... Abbiamo anche parlato con Stefano, che non è tanto convinto. No, vabbè, però, io ho detto grande applicazione, che, grande diciamo voglia. Che, rispetto al carità, secondo tempo, il primo tempo. Diciamo che se stavamo in vantaggio, no? Sì, ma è costruito
sul calcio piazzato quelle 3-4 occasioni di testa, ci ha avuto quelle due occasioni create da Beretta con degli spunti personali, di cui la seconda soprattutto ci va molto più che voi, però detta proprio no, a squalo quello che giudica la partita nel complesso, però la, dopo, la seconda se l'è costruita bene, l'ha rifinita male. Lì secondo me si è capito che non è un grande finalizzatore, perché comunque c'ha avuto questa palla sul destro per 20-30 metri e ha aspettato di entrare in area, è quasi salito sopra il pallone prima di calciare, invece un attaccante vero lì al limite dell'area calcia di prima subito in tensione, magari la manda anche in curva, però comunque in porta cerchi di concludere in porta, invece lui non ci sta riuscendo un po' per vari motivi. Poi sugli altri Rossetti e Ngombo, insomma, forse è meglio che giudicate voi. Rossetti meglio, no, però no, dai, risponi, quel, prego. Un po' di testa sul calcio d'angolo che ha permesso poi a Beretta di correggere il pallone in rete. Sì, no, quello sì, la torre sì. Si cercano un po' di più, ma rispetto, ripeto, è stato un problema dell'Ascoli della prima giornata, no? la carenza. Infatti, offensiva. Volevo arrivare lì, io poi senza... Non è una cosa di un, cioè, forse rispetto alle tante altre partite che hanno giocato i vari Ongombo o Gans o lo stesso Ardemagni o Rossetti, forse è questa una delle poche dove si è visto quasi dialogare gli attaccanti davanti. Che dici Gianluca? No. Non vuole rispondere. Rinuncio. Non risponde nessuno. È dura. Ma sì, dai, insomma, dura, dai, ci perché, sta. Perché parliamoci chiaro, qui si era puntato tutto su Ardemagni. Però abbiamo visto come è andata e quindi Vivarini ha dovuto cambiare modulo. No, ma sul modulo no. Vabbè. Ha cambiato uomini, ma non era che purtroppo non cambia modulo. Non c'aveva. Quello che andando a mercato di riparazione gli hanno comprato Ciciretti, che non voleva, perché si è visto che adesso tre partite parte dalla panchina, ne abbiamo parlato, no? In tempi non sospetti. Veramente fino adesso è partito, se non ricordo male. Due partite titolare e poi dopo. E è sfuggito, forse non e abbiamo e fortunatamente è uscito fuori Beretta che sta segnando. Quindi questa è la cosa positiva, Beretta, che tutti quanti, noi, no? Qui ci metto pure, volevamo vendere, giocatore finito, giocatore che non vede la porta, dai, no, abbiamo sempre... No. Allora, ne abbiamo parlato come sull'impegno, su no, tutto, dico, non abbiamo mai come detto, il fatto che non è una punta centrale. Io mi ci sono messo anche io, Martina, ma... Martina, su queste cose. Quindi è normale che non è l'attacco, è inutile, no? Non è l'attacco, questo lo sappiamo da quando abbiamo iniziato le trasmissioni durante il mercato. Abbiamo avuto un mese per avere l'attacco. E non l'abbiamo preso, abbiamo preso Ciciretti che non serviva, cioè abbiamo preso un giocatore che, grande giocatore, ma all'Ascoli non serviva, l'abbiamo detto, non è che adesso ritorniamo al solito discorso, non serviva, che poi è stato un acquisto che non era previsto, perché... Nessuno aveva parlato di Ciciretti, quindi tra parentesi non è che io voglio criticare il giocatore, ma non serviva all'Ascoli, no. Sì, forse in questo contesto... Definito come il colpo di mercato della Serie B. Sì, no, però tu ce l'avevi, no? Da tutti, non da noi che siamo qui, ma dai media, però a livello nazionale. Io insomma. Credo che a Vivarini, quando l'hanno chiamato, gli hanno detto ti abbiamo preso Ciciretti, lui dentro di sé ha detto... Ma io più che Vivarini, Ninkovic, chissà che avrà preso. No, vabbè, scherzo, Ninkovic non lo so. Non lo conosceva, quindi magari no, Ninkovic non conosceva. C'è stato ieri un siparetto, non so se l'avete visto, di Ninkovic col settore degli istinti lato nord, no? Dove invitavano Ninkovic a dar via la palla durante un'azione e lui già lì si è un po', no? Con un gesto con il braccio ha quasi detto ma fate silenzio. Poi subito dopo l'azione si è girato nuovamente verso gli istinti dicendo dai, lasciatemi giocare. È un giocatore che comunque ha un enorme talento, no? Secondo me questa squadra non può fare a meno di Ninkovic. Sono d'accordo con te. È anche vero che Ninkovic davanti non ha un finalizzatore. A chi la dà? Predica un po' nel deserto. Poi, ripeto, come tutti i giocatori, cioè i palloni ne tocca un'infinità di palloni, quindi è normale che qualcuno lo puoi anche sbagliare. Però io non so, Stefano, se sei d'accordo sul valore... No, quello che abbiamo rimarcato nelle ultime trasmissioni è stata questa, che noi avevamo quei 3-4 ruoli o comunque
quelle 3-4 criticità da risolvere. Il portiere, diciamo un sostituto. Portiere o un sostituto di Troiano, visti i suoi problemi fisici che conoscevamo, il fatto che comunque Ardemagni non è stato praticamente mai disponibile quest'anno. E probabilmente qualcosa forse, in più a livello, tornerà a disposizione a livello di imprevedibilità in attacco, però di questi 3-4 diciamo, ruoli deboli non si è andato poi a risolvere niente. Hai provato con Ciciretti su insomma, un'occasione che sarà capitata, però ancora non c'è stata spiegata fino in fondo questa scelta. Hai puntato su un ragazzo giovane dell'Udinese come vice Troiano e secondo me la scelta non è stata insomma, tanto pesata. Poi il resto, la squadra che sta andando in campo è la stessa del giro d'andata, per cui diciamo anche questo anche ti fa capire che comunque grosse operazioni a gennaio non le hai volute fare e quelle che hai fatto secondo me un po' ti hanno insomma causato anche qualche malumore di spogliatoio, perché quello che è successo a Carpi è stato visto, quindi al di là di quello sicuramente qualcosa si dovrà ricucire da quel punto di vista. E da qui a maggio insomma i giocatori sono questi, quindi è inutile stare a dire potevamo, dovevamo prendere, anche perché a centrocampo secondo me come vice Troiano c'hai Casarini che al di là della partita non dimentichiamoci neanche Cavion che già sono ecco, io lì volevo arrivare Cavion come sostituto di Troiano, dici? No, non capisco come mai certi giocatori improvvisamente vengono accantonati e poi però vengono riproposti dopo un mese col e mezzo centrocampo a tre. Allora, attualmente dobbiamo riconoscere che Frattesi sta attraversando un periodo di forma straordinario. Sì, e l'equilibrio secondo me te lo danno Troiano e Addai insieme, perché Addai, poi abbiamo anche rimarcato abbiamo in alcune trasmissioni tutti, no? Che senza Addai non puoi giocare, perché comunque ti dà fisicità, ti dà recupero, potenza schermo fisica, davanti alla difesa e via comunque dicendo. Il ruolo del centrocampista, del centrale, del playmaker è quello che Cavion probabilmente non può fare, ma che può fare uno come Troiano in alternativa a Casarini, quindi con questo modulo qui fai fatica a trovare un posto anche a Cavion. Sì, fai fatica a trovare un posto a Cavion, dovresti fargli fare uno dei due interni di centrocampo, quindi o togliere Addai oppure spostare Addai al posto di Troiano e mettere lui al posto insomma l'interno destro. È così che ha giocato poi fra l'altro le partite contro Salernitana che abbiamo visto poi, tutti abbiamo criticato perché fosse stata un po' troppo diciamo all'attacco come formazione, però secondo me è qualcosa da rivedere. Poi ecco, bisognerà capire se si vorrà puntare su Ciciretti, forse sarebbe il caso di farlo partire come ha sempre fatto su un esterno, cioè esterno d'attacco su un attacco a tre, oppure no, perché altrimenti fargli fare la seconda punta continuamente secondo me non... Vabbè, anche ieri con domenica non è stato messo condizioni. Sì, ma proprio perché il sistema di gioco pure non... il presidente Tosti, cioè l'ho chiesto anche a Vivarini nel dopo partita, questi lanci lunghi con tre colpi, cioè se gli ho chiesto proprio mister di, se lei lo mette poi non gli arriva una palla giocabile proprio... giochiamo palla lunga non so che no, senso, proprio per che quello senso poi ha. Probabilmente ecco, se lui dovrà essere il valore aggiunto dell'Ascoli nelle ultime partite bisognerà congegnare secondo me un modulo che prevede il suo utilizzo in maniera diversa. Però posso dire una cosa, le critiche ci stanno, no? Costruttive, ognuno ha la sua, però diciamo anche, che all'inizio del secondo tempo c'è stato un episodio chiave del match, secondo giallo non dato a Murillo, no? Sì. E poi qui c'è chi dice ma sì, anche noi, no? A Carpi, Gombò, no? Meritava, chi dice, però io dalla tribuna, secondo me non c'era più il primo, dove sì. Murillo è scivolato e nello scivolare ha colpito... Che poi qualche minuto prima, perché sì, qualche minuto prima. Quello forse ha influito sulla decisione, ma... Però il secondo nostro. Sì, vabbè, possiamo stare a dare anche qualche alibi da questo punto di vista, c'è sicuramente, perché poi finire in 10. Ma non è per cercare un alibi, però spesso ricorrono questi episodi, guarda caso vanno sempre contro il nostro bene amato Picchio. Allora bisognerebbe pure capire. Sì, qualcuno anche sull'espulsione di Ganz a Carpi storce il naso, però poi bisognerebbe capire perché. No. E qui qualcuno, cioè, ieri l'arbitro, forse... l'atteggiamento dell'arbitro è stato subito fermo, deciso, allargando le mani, facendo segno no, perché aveva capito, però tutti hanno capito, compreso Breda, che era il caso di sostituire Murillo. Ci ritroviamo, guardate che qui sono arrivati arbitri che hanno dato spettacolo, ma veramente, proprio, oltre alla partita. E Giuliano quindi Tosti, capisci che se esce fuori che l'arbitro è stato il protagonista, scusami, di una partita, ma
andiamo indietro. Quando gli ha dato il pagello all'arbitro? 5. Ho dato un 4 a... aiutatemi. No, l'ho dato spesso quest'anno. Un paio di volte mi è capitato di dare 4, ma di recente Marini. Poi... agli arbitri. Marini? Marini... No, ma io prima ancora chi è che c'è stato? Mi sfuggono anche... Lo diceva anche... Faccio, arbitri, faccio fatica a ricordarmeli. Lo diceva anche il presidente bianconero Giuliano Tosti nell'intervista, che quest'anno non siamo fortunati. No, allora gli arbitri sbagliano. Gli arbitri sbagliano, perché è fisiologico. Anche se per dovere sbagliano. Per dovere di cronaca vi dico che nell'intervista dopo gara Breda ha lamentato anche di una trattenuta su Giannetti nel secondo tempo. Vabbè, Breda che c'era? Fa, Breda che in effetti fa, c'era tutta. Breda fa il lavoro suo. Come Florenzi un po' in Champions. Breda fa il lavoro suo, ci mancherebbe. Se il Livorno all'inizio del secondo tempo finiva in 10, la partita forse sarebbe cambiata. Però, tornando agli arbitri, sbagliano, fanno parte della partita, della gestione della partita. Sicuramente possiamo dire che quest'anno, facendo due calcoli, fino ad oggi hanno sbagliato sempre verso l'Ascoli. Io spero che il VAR arrivi anche in Serie B. Pare che dal prossimo anno, no? Quindi è normale che poi nella statistica del campionato poi magari ti mancano quei 3-4 punti dovuti a determinate circostanze, perché anche qualche rigore non fischiato e tante situazioni. Però è normale che se tu fai gol, il problema è che tu se vinci la partita l'arbitraggio non lo guardi, se tu lo vai a guardare, ma sì. Io perché diciamo no, sbaglia il portiere, è un errore grossolano e crocifiggi il portiere, sbaglia l'arbitro, sbaglia l'attaccante, però l'attaccante rientra nel disco. No, anche l'attaccante. Io volevo dire, noi stiamo parlando un attimino, siamo tutti preoccupati, ma l'Ascoli oggi sarebbe salvissimo. Sì, sì, no, vabbè. No, non è che noi stiamo in una... abbiamo 7 squadre dietro di noi. È che noi abbiamo sempre paura, siamo sempre a soffrire. Non siamo mai tranquilli. Io sono fiducioso, perché questa è una società nuova, ha iniziato quest'anno, ha fatto degli errori sicuramente, ma è normale. E stiamo, cioè abbiamo 7 squadre sopra, con la Covisoc che incombe su qualche società, quindi... siamo tranquilli. Sì, ma poi c'è anche da dire, poi le famose due partite in meno di cui si parla da un po', insomma, ci sono ancora le carte da giocare, però se uno insomma deve tirare un po' i bilanci di questo momento di stagione, qualche battuta del resto l'abbiamo vissuta, certo, è una squadra che fa punti, perché comunque non è che stiamo perdendo, però. Io per primo, che nella fase di mercato dichiarai, se arriva una punta che segna, possiamo credere anche a l'abbiamo detto tutti, ma... il problema nostro oggi mi sento di dire che abbiamo toppato purtroppo il mercato di gennaio. Abbiamo toppato oppure non abbiamo voluto puntarci, nel senso poi non... io sono preoccupato adesso. No, ho ritrovato l'articolo, non so, mi ci sono messo di punta perché era contro il Perugia, Marini di Roma. Era facile, 4. A un certo punto scrivo quello su cui ci sarebbe da discutere, poi tanto è la direzione arbitrale di Marini, a dir poco indisponente, un vero e proprio Valerio Marini Show al Del Duca, mentre per gli avanti del calcio raccontiamo una bella partita, perché poi alla fine, voglio dire, sì, abbiamo perso 3-0, però insomma... secondo tempo è stato... secondo tempo forse... ma io gli arbitri preferisco di solito guardarli poco, però insomma, diciamo che ricollegandoci al discorso di prima, è un po'... doveva essere un anno di transizione questo, e la cosa che preoccupa almeno a me personalmente è il fatto che non vedo poi le grandi certezze per quello che potrebbe essere la scuola del futuro, al di là adesso dei discorsi che si faranno sull'allenatore, su certo la salvezza raggiunta, perché poi è un po' presto per fare questi discorsi. Ragazzi, però... abbiamo una chicca. Vai. La Primavera ha vinto 3-0 contro lo United. Nel Viareggio, il torneo di Viareggio. Sì, reti di Koulibaly e doppietta di D'Agostino. Si gioca mercoledì, dopodomani, alle 15, contro l'Empoli, e c'è la diretta su Rai Sport. Diretta su Rai Sport. Sì, torneo di Viareggio che paradossalmente non credo si giochi a Viareggio. Perché no, non è agibile. Il campo di Viareggio si gioca alla Spezia.
E no, tornando al discorso di prima, sicuramente ci saranno insomma delle scelte da fare di qui a, insomma, all'inizio del mercato di estivo. La poi... prima delle scelte dobbiamo salvarci. Ecco, però è ancora presto per dirlo, per cui... No, no, nel senso che... No, il regista ci dice di chiudere, però io cioè, a salvezza raggiunta si vanno. Ma a salvezza raggiunta devi ristrutturare, perché tu hai assorbito una squadra che era dell'anno scorso, l'hai rinnovata, tutto, ti sei levato tante situazioni pesanti. La squadra devi costruire, come ha detto Stefano, è un anno di transizione, ci abbiamo 7-8 squadre dietro di noi. A me l'unica partita che non ho digerito è la partita col che hai perso in casa col Padova, perché le feste le devi fare, ecco, la festa. Non quando ci sono le partite, solo quella, perché se no hai perso alcune partite, altre le hai vinte, magari non le dovevi vinte, ne abbiamo parlato. A me l'unica partita che mi va, che non ho digerito, è la sconfitta in casa con il Padova, solo quella. Martina anche a Livorno, no? Sì, sì, a Livorno quella, forse quella più brutta proprio, partita a Livorno più non abbiamo giocato, a Livorno, esatto, non abbiamo giocato, però tu in casa la partita col Padova, il Padova avrebbe, era, adesso sarebbe stato a 20, tu eri a 34. Sarà Ardemagni la cura di questa, per questa salvezza? Speriamo, se lo fanno giocare, se torna, che fine ha fatto Ardemagni? Vabbè, è entrato in discrezione, non lo vogliono nemmeno partente per Verona, non so se... Beh, è rientrato parzialmente. Non lo vogliono, cioè, che non vuol lo dire? Vogliono, nel senso, no, pare che non sarà pronto per Verona. Quindi... Bah, secondo me, non lo so, però... Boh, non... Io spero che, chiaramente, da tifoso, anche, voglio dire, da amico di Ardemagni, nel senso che comunque uno lo vede, spero che rientri, però, insomma... È uscito anzitempo Troiano, non so se per un problema muscolare. Beretta comunque ha avuto un problema alla caviglia. Affaticamento. Non, è... sì, non so se ci sarà qualche squalificato adesso, perché c'erano 3-4 diffidati. Per cui... in diffida. Anche Ninkovic dovrebbe essere arrivato in diffida. No, però non credo, perché gli ammoniti dell'Ascoli sono stati il portiere, Rossetti, Ninkovic e Casarini. Allora no, perché non c'erano, non stavano in diffida, magari ci entreranno. Però un avversario, ci aspetta il Verona, che è sicuramente un avversario attualmente lanciatissimo, sembrava anche lì grosso sul punto di essere esonerato, invece adesso sta... Sì, però invece io vedrai che al Verona giocheremo bene, faremo una gran partita. Sì, poi è necessario, perché sotto stanno iniziando poi a fare punti tutti, il Padova incredibilmente ha vinto fuori casa alla Spezia, il Crotone ha vinto fuori casa a Salerno, il Carpi, vabbè, riposava, quindi non poteva fare punti, la Cremonese ha rivinto dopo quasi due mesi, 10 al 94. Il Cosenza stava battendo 2-0 Brescia, poi insomma è successo quello che è successo, per cui è vero quello che dice Gianluca, però io un attimino dietro mi inizierei a girare. Io ero fiducioso l'anno scorso. Sei indisciplinato con me. No, è che abituato alle pulci, Enrico mi mette... Io ero fiducioso l'anno scorso che stavamo peggio di quest'anno, quindi... Sì, è vero. E poi bisogna vedere anche la partita Palermo-Venezia come va a finire. Però io sono fiducioso, va bene, perché se vai a Verona e fai risultato, un altro puntarello e... Anche perché nei momenti di difficoltà, partite impossibili. È uscito sempre fuori l'asco. Prima si parlava di partite esterne, no? Fuori casa... Angelo parlava, abbiamo l'Ascoli spesso gioca meglio fuori casa che in casa, quindi sì, sì, analogia prima a Stefano, la squadra che gioca di rimessa nell'uno contro uno, sì, più spazi, sì, più spazi, ti lascia quindi giocare. Con questo è un po' tutte le squadre di calcio, no? Preferiscono il gioco, no? Essere attaccati e ripartire di rimessa, anche perché noi parliamo più semplice, diciamo. Carpi a 22 è dura, il Foggia a 26 meno 4 le donne a 22, quindi io non credo che lo salvano il Foggia, non è che però, fanno un'altra magagna. Bisogna però trovarne 4 di squadra. Vabbè, le troveremo, dai. Bisogna trovarne 5. Nel corso delle nostre le ultime tre più i due dei play-out, quindi a meno che non ci sta la distanza di 5 punti, i posti sono 5, le squadre da trovare sono 5. Sì. Attualmente sarebbe spareggio. Vabbè, ce l'abbiamo. Esatto, spareggio Foggia-Venezia, Crotone, Padova e Carpi, retrocesse. Tutte riposeranno adesso fra due settimane, mentre l'Ascoli sarà impegnato nel recupero. Ed è lì che ci sarà la svolta del nostro picchio. Noi vinceremo a Lecce.
Capito? E vinceremo a Verona. Facciamo risultato a Verona e andiamo a strappare, allora, a Verona, il risultatone a Lecce. Nella città dell'amore di Romeo e Giulietta. Sì. Ci sarai tu, Martina? Martina mi ha detto che ha affittato la casa, no? Sai che adesso non so con chi ci andrà. Da sola. Ci sarò e vedrò se starà sul terrazzo di... Non è che ti arrampichi tu, no? Posso solo filmare. Tu che vai in trasferta ricordati di portare tutti e non lasciare qualcuno ad Ascoli, perché poi ci sono problemi. Addirittura pure queste cose sono successe. Hai lasciato qualcuno a piedi, Mario? No, è Martina che voleva venire con me, ma preferito. Ha detto no, io non vado. Addirittura. Sto a casa, a posto. Sei un bravo uomo. Vi saluteremo da Verona, sperando ovviamente di portare tre punti, anche un punticino per muovere la classifica. Noi ringraziamo i nostri ospiti, Martina. Sì, ringrazio Angelo Camaiani. È un piacere come sempre. Grazie, soprattutto Angelo, grazie. Soprattutto grazie per le parole, Angelo. Grazie veramente. L'avvocato Stefano, ciao a tutti. Cappelli, ci vediamo, a presto. E Gianluca Biondi, alla prossima, salve. Saluto anche a tutti gli amici di TVRS e agli amici di Facebook, la nostra pagina APTV.